Abbiamo parlato con i dirigenti, abbiamo parlato con gli imprenditori che oggi sono presenti a questa manifestazione della SD San Paolo. Parliamo anche di chi tecnicamente allena i giovani della SD San Paolo. Stiamo parlando di mister Catello Di Somma. Buonasera mister. Buonasera a voi. Ecco mister, bisogna allenare i giocatori, ecco si vede già adesso che stai facendo l'allenamento proprio con la palla, però anche a casa bisogna continuare a fare un allenamento e l'alimentazione sicuramente è la base di un ottimo sportivo. Sicuramente sì, questa è la prima cosa, la base è questa, però i bambini, quelli da più grandetti penso di sì, ma questi qua piccolini non è che hanno bisogno tanto adesso di l'alimentazione relativa adesso, sì. Perché sono piccoli, quindi lasciamoli sfogare ancora un po' e poi tra qualche annetto li mettiamo un po' a dieta pure a loro, perché se tu vedi sono tutti piccolini, sì. Quindi la formazione muscolare è quella che è, quindi devono crescere da soli e poi piano piano ci organizziamo per altre cose pure. Ecco, quest'anno, da quest'anno vicino alla SD di San Paolo, che cosa è scattato nella mente quando Giovanni e Salvatore hanno fatto la proposta? Dice mister, lei vuole venire qui? Niente, non è scattato niente, io Giovanni mi sta corteggiando da qualche anno, quindi essendo venuto ad abitare al Petraro, quindi mi è stato facile. Più facile venire qua. A me fa piacere stare con i piccoli, è la prima volta che lavoro con i piccolini, perché ho fatto sempre il settore giovanile a livelli anche importanti come Sorrento e qualche altra società pure, tipo Paganese, tipo giocato a Terzigno, giocato a Sessa Aurunque, quindi sono tutte società che mi hanno dato qualcosa. E niente, qua una realtà io non la immaginavo nemmeno questa realtà, perché vedo un enorme sciame di bambini, di ragazzi, quindi sono un po' emozionato pure io. In questa emozione però io vedevo anche nell'allenamento che c'è l'idea di fare gruppo, passa la palla, gioco col compagno, rispetta l'avversario. Ecco, purtroppo è di attualità questa tragedia che Gragnano ha vissuto con Alessandro Cascone, diciamo che bisognerebbe, ecco, i grandi dovrebbero aiutare i piccoli a comportarsi in una certa maniera, perché non è possibile vivere una tragedia del genere. Purtroppo sì, purtroppo viviamo in un momento particolare, un po' la pandemia, un po' sti bambini, questi ragazzi che incominciano a crescere sono tutti, non lo so, non ho la parola esatta per decifrarli, per descriverli. Noi cercheremo di aiutare i bambini in queste fasce di età proprio su questo discorso qua, perciò fare attività, frequentare gli altri, frequentare i gruppi è una cosa molto ma molto importante. Allora facciamo un grosso in bocca al lupo a mister Catello Di Somma e a tutta la SD di San Paolo. Grazie, grazie a voi, grazie sempre per la vostra disponibilità. Grazie.